Ciao amici, welcome guys. I 5 controlli fondamentali che dobbiamo fare alla nostra auto prima di fare un lungo viaggio. Allora, ve li elenchiamo. Prima di tutto l'acqua ai tergicristalli, eccola qui, deve essere abbastanza piena. Poi c'è l'acqua del radiatore che deve stare a livello, quell'acqua serve per raffreddare il motore e qui facciamo anche un controllo. Terza cosa, il livello dell'olio, adesso andremo a vedere. Quarta cosa, controllo dei pneumatici. Abbiamo dietro la porta i valori che ci indicano quanto devono essere i pneumatici davanti e dietro. Quinta cosa, andiamo a pulire, sembra una cavolata ma è molto importante, puliamo i vetri dei fari davanti e dietro, perché dobbiamo farci vedere e dobbiamo vederci bene frontalmente e retro. Vediamo l'olio come si controlla. Allora, tiriamo fuori una prima volta e lo prima di tutto puliamo. C'è il nostro babbo che è il super esperto. Poi mettiamo di nuovo dentro, aspettiamo un attimino, tiriamo fuori di nuovo e da qui possiamo vedere il vero livello dell'olio, che è questo qui, che sta sulla media, minimo. Questo è il massimo. Quello è il massimo, ok, quindi forse una piccola aggiunta. Due prove, si fanno due prove, così siamo sicuri che abbiamo controllato bene. La seconda prova è sta a metà tra il minimo e il massimo, un pochino meno, sì, un pochino meno, forse una piccola aggiunta andrebbe fatta. Qui apriamo il bocchettino dell'olio e qui andiamo a inserire un po' di olio. Ovviamente dobbiamo acquistare l'olio adatto alla nostra vettura e mettiamo un goccetto. In questo caso la nostra è una Ford, quindi abbiamo acquistato dell'olio adatto. Quindi ricapitoliamo: l'acqua dei tergicristalli 1, l'acqua del radiatore 2, l'olio che è molto importante 3, 4 la pressione delle gomme, tutte e 4, 5 puliamo i vetri dei fari avanti e dietro, che sono molto importanti, sembra una cavolata ma è fondamentale anche questo come controllo. E notiamo se c'è sta qualche perdita da qualche parte, a occhio visivo. Ah, è una sesta cosa extra, controlliamo se visivamente sotto la macchina perde qualcosina, qualche liquido, è un piccolo check, però ci non può anche aiutare. Sotto, ma intorno alle macchine. Anche intorno, giusto? Perfetto, riempiamo un pochino e poi rifacciamo un altro controllo. Controlliamo di nuovo, abbiamo prima tirato fuori e pulito. Aspettiamo un pochino e vediamo il livello. Eh sì, è decisamente aumentato di un pochino, ma c'è. Così possiamo stare più tranquilli. Un altro goccetto non gli guasta. Siamo muniti della carta per pulire, ovviamente. E inseriamo un altro goccetto. Più o meno a occhio, quando lo mettiamo, quanto può essere? Un bicchiere? Tipo un bicchiere d'acqua? Dipende da quant'è, se sarà mezzo litro, non lo so, adesso dipende dai motori. Ah, ok. Questo varia dalla grandezza dei motori e quanto ne serve. Quindi facciamo una prova di un più o meno mezzo bicchiere e andiamo a controllare ogni volta. A occhio, più o meno a occhio, sì sì. Piano piano non riempirlo troppo. Ultimo check molto importante, come vi dicevo, facciamo una bella pulizia a tutto reparto fari avanti e dietro, che può sembrare una cosa stupida, però si crea un piccolo alone di sporcizia, di tutto che magari a occhio nudo non si vede, ma poi ne va del risultato finale di luce. Io la macchina è anche un po' sporca, quindi ecco qua, un'ottima pulizia, un semplice panno di carta e acqua. Le gomme nel mio caso sono andato a un gommista, al mio gommista di fiducia o qualsiasi gommista che in 5 minuti fa un controllo delle gomme e vi dice come stanno. È anche un modo abbastanza pratico e veloce per controllare
un altro dei 5 fondamentali. Check. Come dicevamo, anche una bella pulizia a fare di dietro. E vi aggiungo un piccolo extra anche agli specchietti retrovisori esterni, che sembrano sempre trasparenti, però magari hanno qualcosina di sporco anche la luce del terzo freno in alto Guarda come è diventato scuro. Guarda e che anche sotto. Ciao ragazzi, buon viaggio e mi raccomando, rispettate i limiti di velocità e la distanza di sicurezza, che sono le due regole fondamentali in autostrada.